Ciao a tutti! Allora, risiamo qui un'altra volta con la macchina, perché comunque la macchina, vabbè, fa un po' parte di noi, no? Siamo noi e la macchina, è bello essere chiari. Siamo venuti qui per un motivo. Io ho voluto accendere ora la telecamera per far capire una cosa. Lui è un continuo tormento. Siamo arrivati ora dalla Sardegna da poco, quindi vabbè, abbiamo pulito la macchina, come avete visto, abbiamo rifatto un pochino di ordine. Però lui fermo non ci sa stare. No. Allora siamo qui che si pensava tutte le cose che abbiamo messo dentro, che abbiamo il nostro SUP qua, la Slack, tutte cose che comunque vogliamo lasciare in macchina, perché si può mai sapere cosa ti succede nella giornata, no? Sicché, che ne so, io ho comunque il SUP che abbiamo deciso di lasciarlo in macchina, tanto vabbè, tutto sommato i bluetti, perché non si può mai sapere dove ci si ferma. Però ora ragazzi, a lui era venuto in mente una cosa e ora ve la faccio vedere. Praticamente gli è venuta a Abe la brillante idea di togliere un pezzo della macchina. E poi non so neanche a cosa possa servire. Lui dice perché siamo... Questo qua. Siamo alti, ora ve lo faccio vedere. Siamo alti. Ci si vuole alzare, siamo bassi. Il pezzo è questo. Adesso vi faccio vedere io qual è il pezzo. Allora, il pezzo è quello lì. Quelle due alette di plastica. Bravissima. Che vanno a proteggere, cioè dietro la ruota? Sì, sotto la ruota. Vanno a proteggere cosa non si sa, però vanno a proteggere, a rompere, perché quando poi siamo, l'hai visto, che eravamo bassi. Oh Teddy, la pettolina nuova, Teddy! Ragazzi, ho preso la pettolina nuova di pacca da due giorni. Se la rompi, Teddy, guarda, per davvero, Praticamente, questi pezzi, secondo me, se ci sono, vuol dire a qualcosa servono, no? Questi pezzetti. Allora, illuminaci a cosa ci servono. È una protezione. È chiaro che se te batti su quelli, no? Quando prendi una buca, uno sterrato un pochino più grosso, se non ci fossero quello, batteresti su altre cose magari di vitale importanza, o no? No, siamo un po' in discussione, cioè intervenite numerosi a dire che non vanno tolti. O a dirmi che vanno tolti, vedete voi. Chi li ha tolti? Chi li ha tolti avrà, non lo so. Ma noi poi ci garba la macchina senza questi due pezzi sotto? Sì, sicuramente sì. Non lo so, poi... Ti pinzano le zanzare. Pinzano che ore le sono? Zanzare. Sono già le 5 e 10. E noi siamo qui a discutere su cosa fare. Beh, Teddy, anche te non sei d'accordo. Ragazzi. Ci poteva venire in mente anche di pitturarla, eh? Non si sa mai cosa poteva succedere. Guardate che anche questo è un argomento toccato, ma non di pitturarla. Gli è venuto in mente, non so, di mettere delle aste sul cofano davanti. Sì, volevo mettere quelle protezioni in mandorlato sui due lati del cofano. Un po' perché stanno bene, un po' perché se ci sali sopra coi piedi almeno non si affossa il cofano. Io senti, per tutti questi cambiamenti estetici sono un po' contro... Sei un po' restia. Un po' restia, perché comunque se è stata fatta in questa maniera a qualcosa servirà. Io direi piuttosto, guarda, intanto si monta la Slack. È impazzito il bilanciamento, guarda. Montiamo la Slack invece di smontare la macchina. Qui, dall'albero lì all'albero lì. Ah, c'è comunque anche ragazzi, macchina. Guardate che belle. Ah, ma non vi abbiamo mica fatto vedere. Tira giù questa telecamera. Aspetta. Questo è un po' a dire Norvegia, arriviamo! È bella. Qui, invece di togliere il pezzo sotto della macchina, bisognerebbe pensare a un qualcosa da aggiungere per far sì che la nostra famosa doccettina faccia anche un pochino di acqua calda. Su quello sì, si potrebbe su pensare. Su questo bisogna lavorare, giusto? Sì, però ci ho già avuto un'idea. Fatta artigianalmente, ma non lo dico perché poi ti ci incrinano, No, lo dico così almeno se qualcuno ha qualche altra idea me la suggerisce. Praticamente Teddy, vorrei mettere vieni. Comunque
quello che vi stavo dicendo che vorrei fare, adesso appena arriva la Mary ve lo spiego bene. Comunque è semplice come cosa, veramente semplice, però secondo me è anche molto funzionale. Ora la chiamo. Era andata a visionare Teddy, era andato laggiù da sé. Allora, stavo dicendo, no, che quello che io vorrei fare è prendere, magari la vendono anche, però io vorrei farla perché a noi ci piace farci le cose, no? Non avevo dubbi, eh? Dove è andato Teddy? Qui. Allora, vorrei prendere da quei bollitori dell'acqua la serpentina che riscalda l'acqua, metterla all'interno di una tanica, collegarla 12 volte in modo tale che quando io accendo mi fa una specie di boiler. Sicuramente non arriverà a bollire l'acqua, spero, però la scalda e c'è la possibilità di farsi la doccia anche quando andremo in posti freddi all'interno di quella tendina che abbiamo nera. Sì, però non è che strugge la tanichina. No, ma se la mettiamo in ferro, no. Quindi va cambiata anche la tanica, tipo quelle che abbiamo sopra. Sopra, ne prendiamo una simile. Teddy. Poi diteci anche voi, se secondo voi qualcuno l'ha già fatto, ha già avuto modo di sperimentare questa cosa. A me l'idea mi sembra più che valida. Ma già pronti non esistono con la sicurezza, no? Tutte le normative. Non saremmo noi, no? Perché in modo tale che se andiamo al freddo, mettiamo la tenda, quella nera che avete visto che usiamo come cabina armadio. Sì. Anzi, che usa come cabina armadio. Io la uso. Lì dentro ci facciamo passare il tubetto della doccia. Dal sopra che si apre ci facciamo entrare il tubo del uebasto. Così accendiamo il uebasto, la doccia acqua calda e noi e possiamo farci la doccia. E poi la fai calda per forza perché scoppia qualcosa, possiamo, no? Farci la doccia anche in Trentino, in Norvegia, in Finlandia, in Svezia. Ovunque. Comunque non a caso queste magliette qua, che qua non si vedrà mai, eccola, però potete vederlo sul cappello. I nostri amici di Rain Lover. E sono bassa, come si fa? Rain Love a Troms. Giusto? Sì, a Troms. Troms? Qui c'è una piccola cosa che poi scoprirete più avanti, però. Domenica, per tutti voi che ci seguite, ci chiedete, saremo a Massa al 4x4 Fest. Adesso poi vi diciamo tutti gli orari, di dove saremo, di cosa faremo, di dove andremo, con chi andremo. Vabbè, ora detto così, cioè, andiamo a fare una cosa che poi vi faremo vedere, secondo me anche carina, interessante, trattandosi di una cosa del nostro territorio, comunque della nostra regione. Tutto questo, no? Stavo guardando, guardate che bello. Tra l'altro è robusta. Sì, ci è cascata mille volte. È robusta veramente. È robusta per davvero. Sì, perché io l'agganciavo da qua, ma molto probabilmente questo... È caduta già troppe volte. Si è staccato e casca delle tronate, ma però è sempre. Intatto. No, ma infatti è una linea che si chiama apposta da campeggio, cioè fatta di gomma. Infatti è già tutta mezza sbrinata, così. Un'altra cosa interessante, come avete potuto vedere qua, tutti i nostri prodotti... Visto che ogni giorno ci mandate i messaggi su Instagram, su Facebook, su dove è possibile acquistarli, vi lasciamo qua sotto il link del nostro shop dove potete personalizzarvi un pochino le nostre cose, scegliendo anche magari di aggiungerci il vostro nome e cose varie, insieme al nostro logo. Anche perché finora c'era un'edizione limitata. Quella che penso che ormai è ancora per qualche giorno, ma credo che sia finita come, diciamo, promo su questi prodotti. Però c'è il logo, quello classico, questo, con la scrittina su qualsiasi cosa, insomma. Vede i prodotti che trovate lì sopra. Magliette, felpe, cappellini, ci sono un po' di cosine. Anche per i bambini. Anche per i bambini, perché ce lo chiedono. Portateli con Coppia Avventura, va. Poi stavo guardando che si è allentato il cassetto. Questo qui della dispensa. Gise ci odierà di sicuro. Sì, ci odia perché lo sa già, perché si allentano, perché noi si usano un po' così, sai? Tipo se ci sono dei bottoncini da premere per far rientrare il cassetto, in realtà io con una mano lo voglio spingere, tac, così. E si è allentato e quando si va sento ogni tanto tu,
che il cassetto che si apre. Infatti ci mettiamo una presina. Una presina in caso così. Comunque, Teddy, vieni qui a salutare tutti. Vieni. Forza. Sali. Ehi. Vai, vai. Dai, vieni, Teddy. Vieni. Dai. Eccolo. Ecco Teddy. Ciao. Ciao. Guarda, guarda, guarda la pettorina nuova, Teddy. L'ha già sbucciata tutta. Perché dovete sapere, l'altro giorno... Dove stai andando? Scendi un po' che devo spiegare una cosa, forza. No, pensavamo l'altro giorno, quando l'abbiamo comprata, in realtà, di... Vieni qua, fai vedere, Teddy. Ci sono queste... Ecco, queste. Io volevo farne uno con scritto Coppia Avventura, anche perché lui fa parte, è parte integrante di Coppia Avventura. E dalla parte di qua, Teddy, per chi non lo conoscesse, capito, così... Sì, e poi dobbiamo rifare la medaglietta con i numeri. Perché la pettorina, quella vecchia, praticamente era talmente consumata perché lui ci fa il diavolo a quattro. E l'altro giorno ha pensato bene di saltare giù dalla macchina senza porsi minimamente nessun problema, ma quello lì, vabbè. E ci si è impiccato e si è strappato, da tanto che era consumato. Meno male si è strappata, eh. Adesso lui vuole passare. Vai Teddy, passa, forza. È un canino viziato? No. No, sicuramente non poco. Ah, questo mi ci cammina sopra, ma questo qua è stata una rivelazione, gente. Una rivelazione. È perché ha imparato a nuotare con questo, vero Teddy? Vabbè, dai ragazzi, è uscito così, vi si voleva fare un saluto mettendovi un po' al corrente di queste ultime cose. Noi continuiamo ora a riflettere su da farsi. Io non sono propensa a smontare il sotto, ma non perché io non ho fiducia in Ave, perché forse tutto lo vuole smontare da sé. Ma perché no, ma mi deve aiutare anche lei, che smontare da me? Secondo me, se una cosa c'è, è perché serve. Sì, un po' come tutti i sensori che ci hanno tolto. Se ci sono, non è sì, detto che però, servivano per forza. Ho capito, però ora quelli lì, io aspetterei. Cos'è queste... ci dice che il telefono non è bilanciato, perché dobbiamo ancora imparare a usare questo DJI sì, Osmo. Sì, l'abbiamo montato su questo trespolino DJI Osmo, che in realtà, insomma... Servirebbe per fare tantissime cose, ma noi lo stiamo ancora usando al minimo. Noi non si sa usare neanche al minimo, perché gira il telefono, lo vedi, siamo tutti in movimento. Perché sì, sei tu fisso a te, guarda. Dovrei... Aspetta. Con queste mani. Vedete che non lo so usare? Ma te che volevi fare ora? Metterti a te che ti seguiva, ma non lo fa, insomma ragazzi, dobbiamo imparare a usarlo, guarderemo qualche tutorial. Ora si guarderà un po'. Via gente, come avrete visto queste qua sono le nostre giornate, tipo quando buttiamo giù le idee di quello che c'è da fare. Ora giornate tipo sembra che si sia tutto il giorno così no, a ragionare. No, giornate tipo quando... diciamo che ora sono le, che abbiamo detto, le 5:30, quindi... 5:30, uno può anche... Stamattina Ave è andata a finire di tagliare l'erba negli olivi, abbiamo anche queste cose da fare, io dovevo un po' lavorare, dovevo mandare delle mail, insomma fare un po' di cose così. Io faccio la parte ufficio, Ave ora fa la parte manuale perché va a tagliare l'erba e niente. E quindi niente, raga. Ora siamo usciti per portare in realtà Teddy fuori e nel mentre portavamo lui fuori... Ci è venuto in mente di fare un piccolo aggiornamento. Lo vedete, l'aggiù stesso così, guardate che elemento. Dov'è che? Eccolo lì. Teddy! Ma il guinzaglio! Via gente! E quindi ora sai che si fa? Si va a casa. Si richiude tutto. Non abbia venuto in mente di smontare anche gli sportelli per farla tipo estiva questa. No, non ci viene in mente quello, e... anzi. Noi portiamo... miriamo più a fare la macchina invernale che estiva. O dove sta andrà? Ma ciao a tutti!